Nel nostro percorso di analisi della pratica della fotografia post-mortem, abbiamo visto come immortalare i defunti sia sconfinato all'interno dell'arte contemporanea, con vari significati. Oggi ci spingiamo oltre e parliamo dell'immagine post-mortem all'interno del video d'arte di Bilviola. Ciao e benvenuto e benvenuta su Fuslicale. Oggi parliamo di immagini post-morte all'interno della ricerca artistica di Bill Viola, artista contemporaneo americano, classe 1951. Bill Viola è famoso per le sue installazioni di videoarte che meditano sullo scorrere del tempo, riprendendo spesso schemi ed elementi tipici della pittura rinascimentale europea. La ricerca dell'artista americano si basa spesso sulle domande legate all'esistenza umana: cos'è la vita, cos'è la morte, cosa significa essere coscienti di noi stessi. E per rispondere a queste domande, che non troveranno mai una risposta precisa, l'artista ci accompagna in un percorso che mira ad esplorare la conoscenza intima di noi stessi, giocando con il tempo e le immagini che ci offrono una nuova percezione di noi come esseri viventi, inserite all'interno del flusso vita-tempo. L'opera di cui ti voglio parlare oggi si intitola Il Trittico di Nantes ed è stata commissionata dal Centre National des Arts Plastiques per essere esposta all'interno della Chapelle de l'Oratoire, una cappella del XVII secolo del Musée des Beaux-Arts, appunto di Nantes, nel 1992. L'installazione è composta da tre canali di proiezione di immagini video a colori. Il pannello centrale è proiettato frontalmente su uno schermo traslucido di circa 3x4 metri. I pannelli laterali invece sono retroproiettati su schemi di 3x2 metri. Le tre superfici sono pensate per essere montate su una parete in una stanza buia e spaziosa. Il suono è costituito da due canali laterali di suono mono amplificato e un suono stereo amplificato frontale. L'installazione video ha una durata complessiva di circa 30 minuti. All'interno di questa installazione sono proiettate tre distinte immagini. Il video situato a sinistra ci mostra un parto nella sua completezza. Vediamo il compagno della donna che la sorregge, due ostetriche che aiutano alla nascita del bambino. Assistiamo dunque alle fasi del parto, urla, respiri profondi. Percepiamo quindi la fisicità del parto e i dolori che esso provoca. Una volta nato, il bambino viene dato in braccio alla mamma e l'inquadratura si stringe sempre più sul volto del nuovo nato. Vediamo i suoi occhi aprirsi, il suo primo sbadiglio. Il video si conclude con questa immagine della madre che tiene in braccio il suo bambino. Nel video a destra, invece, è proiettato un video che racconta la fine di una vita. Non ci sono momenti drammatici o un percorso narrativo che invece abbiamo nella scena del parto. Ci viene descritto solo il lento svanire della vita di una donna anziana che è la madre dello stesso artista. L'anziana donna è inquadrata sul letto di ospedale, con la bocca aperta, mentre la sentiamo respirare. Questa è una persona che muore davanti ai nostri occhi e la fotocamera alterna inquadrature ravvicinate ed altre più ampie. Le immagini sono accompagnate dal suono del debole respiro che piano piano rallenta e infine si ferma. Il finale è il primo piano, immerso nel silenzio, del volto della donna che svanisce grazie a una dissolvenza in nero. Bill Viola, a tal proposito, dice: c'era un'immagine davanti a me per la prima volta nella mia vita che non potevo capire, non potevo accettare e non potevo cogliere. Era come un'immagine proibita, la peggiore immagine che potessi immaginare e non dovevo però lasciarla scappare o chiudere gli occhi, ma passarci attraverso. Il discorso che l'artista fa, soprattutto sul passare attraverso le immagini e il racconto, ci riporta i lavori precedentemente analizzati di Annie Leibovitz, in cui lo strumento fotografico diventa utile per l'elaborazione del lutto. Proseguiamo nell'analisi dell'opera. Nello schermo centrale, quello più grande, sono proiettate consecutivamente cinque storie simili, ma leggermente diverse le une tra le altre. Queste immagini non sono eventi reali, come le altre storie, ma sono invece messe in scena, scritte e interpretate da attori. Tutte iniziano con una figura vestita che salta in acqua o sprofonda nell'acqua. Sono
sono tutte inquadrature bluastre, se vogliamo quasi in bianco e nero, di persone che vengono riprese come se stessero affogando. I corpi infatti fluttuano nell'acqua, ora immobili, ora invece dimenandosi. Il tutto è reso ulteriormente straniante dal rallenti che dilata il tempo e rallenta i movimenti. Il pannello centrale riprende un evento accaduto allo stesso artista durante l'infanzia in cui rischiò di annegare. E lo stesso artista dice ancora una volta: non avevo paura, stavo assistendo a questo mondo straordinario e bellissimo con luce che filtrava verso il basso. Era come il paradiso, non sapevo nemmeno che stessi annegando. Per un momento ci fu una beatitudine assoluta. E secondo me è proprio questa la sensazione di perdita della realtà e di percezione del tempo alterata che è presente in molte delle opere dell'artista. I tre video costituiscono il trittico che performa rimanda inevitabilmente ai trittici medievali e rinascimentali ospitati all'interno delle chiese. In questo caso, la nascita e la morte, inizio e fine della durata della nostra esistenza, secondo la visione dell'artista, sono misteri nel vero senso della parola e non sono destinati a essere risolti, ma piuttosto vissuti e abitati. Questa è la fonte della loro conoscenza, così come dice Bilviola. Se l'immagine del parto e della morte sono narrazioni codificate che segnano un inizio e una fine, il pannello centrale, invece, è l'unico che rimane in qualche modo sospeso, incerto e ulteriormente straniante. Che cosa ne pensi di quest'opera? Mi farebbe piacere parlarne e sapere i tuoi pareri leggendo i tuoi commenti. Ti ringrazio quindi per aver visto questo video fino a qui e ti aspetto in tutti i miei social e nel mio sito web www.fusticale.com. Ci vediamo al prossimo video. Ciao e a presto!